Ciao a tutti! Allora, intanto volevo ringraziarvi per i vostri apprezzamenti che avete dimostrato nei social, per tutta la gente che ci sta seguendo. E ricordo che appunto noi facciamo anche lezioni online in tutte le parti del mondo. Abbiamo allievi veramente dalla Russia, dall'America, dalla Cina, dal Giappone, da tante parti del mondo dove noi possiamo fare appunto lezioni anche online. Però oggi volevo raccontarvi qualcosa riguardo questa mia teoria sui due amplificatori. Questa è una cosa che dico spesso ai miei allievi per far capire meglio il discorso appunto delle note acute e note gravi, no? Allora, noi dobbiamo pensare di avere in noi due amplificatori. No, mettiamo, questi due sono gli amplificatori. Però non sono messi come al solito quando si mettono sullo stereo o in piazza, in piedi, ma sono messi così. Sono messi esattamente uno alto e uno basso, ok? Quindi cosa succede? Quando noi andiamo a fare una nota acuta, no? Per esempio... Ok, io sono già nell'amplificatore alto, perché sto già lavorando con questo. Quindi l'unico posto dove mi rimane spazio è nella parte bassa, perché sono già nella parte alta. Se io vado a cercare questo sol ancora più in alto, non c'ho spazio. Viceversa. Sentite che come si espande. Altra cosa invece per la nota grave. Se io cerco sempre il sol sotto, sono già basso, quindi non posso cercarlo qua. Devo cercarlo nell'amplificatore alto. Quindi diciamo che noi, a seconda delle note, di dove facciamo le note acute o gravi, siamo già nell'amplificatore alto per le note acute e basso per le note gravi. Quindi l'unico posto dove io ho spazio è all'opposto. Quindi quando noi andiamo in cerca di espandere, di rinforzare, senza mai spingere, rinforzare delle note che siano acute o che siano gravi, bisogna andare all'opposto, proprio esattamente all'opposto. Diciamo che il canto è quasi una specie di inganno uditivo, perché quando noi sentiamo una bella nota acuta, la bella nota acuta non è fatta in alto, la bella nota acuta è completamente aperta, cioè i due amplificatori stiamo cantando in stereo e non in mono, non con un amplificatore solo. Ecco che quindi l'unico posto dove io trovo la nota, se sono in acuto, è nella parte bassa, se sono nel grave, è nella parte più alta. In realtà tutto questo per portare tutto in linea, perché quando io canto, devo cantare su una linea, non cercare le note alte o basse. E questo dopo, con l'esercizio, diventa automatico. Quindi quando io canto una frase, qualsiasi tipo di frase, di Provenza il mare in suol chi dal conti cancellò, qualsiasi tipo di frase, la donna è mobile qual piume al vento, vissi d'amore. Sentite che è tutto in linea. Se io comincio a fare vissi d'arte, vissi, non sto più cantando appoggiato sul diaframma, ma sto facendo una specie di sali e scendi che non mi porta da nessuna parte e soprattutto mi fa lavorare solo con la gola e non col diaframma. Spero di esservi spiegato. Però qualsiasi domanda, qualsiasi consiglio che voi vogliate, cosa, non esitate a contattarci. Noi ci siamo e vi esauriremo qualsiasi domanda. D'accordo? Ciao a tutti!